Il 7 dicembre arriva su Netflix la serie Odio il Natale. Abbiamo intervistato i protagonisti Pilar Fogliati, Marco Rossetti e Nicolas Maupas. La serie va sdoganando il fatto che a 30 anni una donna si debba sposare, accasare, avere figli, eccetera. Però una cosa molto interessante è che non va a sdoganare il fatto che a volte è necessario credere ancora nell'amore romantico, anche se i tempi stanno diventando sempre più cinici. Quindi, secondo voi, si va a sdoganare in qualche maniera il fatto di doversi per forza accasare, ma si deve sdoganare l'amore romantico o è ancora qualcosa a cui aggrapparsi? Secondo me va sdoganato il senso che debba esistere un modello giusto di quello che devi raggiungere e quello che devi fare. Sotto il punto di questo, quello che dicevi sul fatto che la visione dell'amore è diventato più cinico ultimamente, sono d'accordissimo con te. Questo non vuol dire che il romanticismo, secondo me, morirà o non ci credo semplicemente. Penso che avrà sempre il suo potere sopra tutti noi. Però questo cinismo, secondo me, è un po' figlio della grande attenzione che stiamo dando al nostro inconscio, alla ricerca di noi stessi, al psicanalizzarci tantissimo. E quindi è chiaro che più ti conosci e più sei selettiva, più conosci i tuoi limiti, più sei, non fai avvicinare tutti, che è una cosa bella perché ti aiuta a comprenderti, e se ti comprendi magari impari ad amarti, appunto. Però è una cosa che può anche avere degli effetti, secondo me, sbagliati, perché non ti lascia andare a appunto il rapporto con uno sconosciuto, oppure banalmente, quando tu conosci molto chi sei e che cosa vuoi e i tuoi bisogni li metti al primo posto, è ovvio che non ti sposeresti, non avresti mai dei figli, perché comunque quei bisogni li chiami rinunce e invece devi imparare a chiamarle scelte. Questo. Mo tocca a voi, eh. Io l'ho detta, regà. Come si dice? Bellissima. Lo vedi che ogni volta poi troviamo una cosa diversa da dire? Vai tu o vado io? Prego Marco, io metabolizzo ancora un po' la Vabbè. soffitta. Secondo me c'è un'accezione un po' particolare, bisogna un po' definire il romanticismo. Allora, io mi ricorderò sempre una delle prime volte che forse un parente mi disse: "Ma tu sei romantico, quanto sei carino, tu sei Roma", parlandogli di una cosa X. E sentendomela, sembrava come se stessi dicendo: "Ma tu sei un poverino, sei un cretinetto, no? Perché ne so, portavi il mazzo, che ne so, portavi il fiore alla mia fidanzata". E invece poi ho scoperto, cioè ho scoperto, ho detto: "Ma perché se mi dicono che sono romantico io mi sento debole?". Romanticismo invece è passione totale, cioè la passione è la lotta. Per cui secondo me non si può sdoganare il romanticismo, cioè nel momento in cui c'è un rapporto, a meno che non sia un rapporto piatto, c'è la passione, per cui c'è il romanticismo per forza, se no vorrebbe dire come non stare a vivere quel rapporto là. Ecco, per cui non si può sdoganare, bisogna solo capire che forma dare, se è quella dei mizio che fu o chi è, ma tu sei un poverino, o come dire tu stai vivendo una cosa molto bella. E questa serie secondo me ha tutto, perché appunto c'è la coppia di adulti, c'è l'anziana e c'è la giovane che deve capire che cosa fare della sua vita e trovare proprio il suo posto nel mondo. Ma siamo tutti romantici, se no vorrebbe dire essere delle linee piatte. Due bellissime risposte. Bellissimo, Ragazzi, vero, vero. vabbè, andiamo, Complimenti. basta. Andiamo, io porto via l'albero però. Grazie, devo portare via. Niente pressione. No, no, esatto. Quando si parla di romanticismo, mi attacco un po' a quello che appunto hai appena detto, il fatto che bisogna sdoganare, cioè l'idea di romanticismo non è un modello ben definito, ma per me, ad esempio, una cosa romantica è anche una cosa un po' impacciata, quando c'è dell'imbarazzo. E quando appunto ti concedi anche quell'imbarazzo, per me è romantico, perché vuol dire che ci tieni a qualcosa, ci tieni a quel momento, fai una gaffe, te ne penti subito, insomma, hai cura di quello che sta succedendo in quel momento. Quindi forse il romanticismo appunto è banalmente prendersi cura anche delle cose più semplici e più piccoline. Non bisogna perderlo, non è sempre necessario, è una cosa appunto che si può inserire, si può togliere, si può ricercare in una coppia, ma credo che il romanticismo appunto sia, come l'amore, sia soggettivo e quindi ognuno si vive il suo. Io mi ricordo ad esempio una coppia che si è conosciuta in discoteca che io conosco e trovo romanticissimo il fatto che lei l'ha conosciuto perché stava tirando uno schiaffo all'ex fidanzato, ha beccato lui, si sono conosciuti e si sono innamorati. È una cosa goffa, c'è stato anche uno schiaffo di mezzo, ma l'ho trovata Certo, romantica io perché appunto è una cosa certo. talmente singolare che, ecco, romantica.
E per rimanere sullo sdoganare, voi fate parte di una serie natalizia, a tutti gli effetti, cioè Natale nel titolo, quindi più di così. E solitamente i prodotti natalizi non è che vengono visti come di serie B, però hanno sempre un'accezione... Sì, il marchio della cosa, esatto. Consumarla in quel periodo. Esatto, sì. Esattamente. Quindi, visto che la protagonista cerca il suo posto nel mondo, per voi che cosa significa aver trovato un posto in una serie di Natale? Cavolo, questa pure è una domanda. Imboscata alla fine. Questa è imboscata alla fine. Trovare... Scusa. No, 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 imboscata... No. Era un commento alla cosa, non no, no, perché vedo, tu vedo, ce l'hai, lo sento. No, perché io voglio... Perché mi piace come domanda. No, no, invece no. Ok, no, non molleggio più, allora posso andare. Okay. No, appunto, trovare il posto nel mondo è difficilissimo. Trovare, diciamo, uno spazio in una casella molto precisa, come lei dice da prima, come sta dicendo, sempre, cioè... E il genere natalizio è un genere, sì, proprio molto preciso, per cui vogliamo dire che siamo io non c'ero mai stato nella casella natalizia e quindi dico che okay, ho trovato il posto nella mia casella natalizia, ecco, chiuso molto veloce. Vabbè, comunque effettivamente che figo, sì, in una commedia natalizia, ma certo, è bello perché appunto lo ripeto anch'io, è che è curioso il fatto che sia un genere, che sia reputato un genere, al di là del fatto che è consumato in quel periodo, e uso volgarmente apposta questa parola, consumare, però alla magia del Natale, in quel periodo dell'anno succede qualcosa che ci unisce tutti e quindi si è guadagnato il fatto di potersi chiamare genere il Natale, quindi io sono felice di farne parte. Io anche felicissimo. Poi a Natale a me raccontavano, scusate, sempre le storie di Natale, appunto, e ogni anno erano le stesse, quindi ogni anno poi, ad esempio, adesso guardiamo Una poltrona per due, Mamma ha perso l'aereo, il fatto appunto di poter essere in un appuntamento che magari l'anno prossimo, quello dopo ancora, qualcuno si va a riguardare, è piacevole, ecco, diventi parte appunto di questa magia del Natale. E comunque tutti hanno i film da dire quando ti chiedono il tuo film preferito, allora... Il mio film preferito, e poi c'hanno i film che amano, che poi però tutti Love Actually, Cosa Natale, L'amore non va in vacanza, sì. Cioè, allora, è vero, anche io quando mi chiamo film preferito, bellissima di Visconti, che è bellissimo, però poi film che vorresti rivedere, Mean Girls. Ovvio, quello è il capolavoro di tutto l'anno. Ma poi ci facciamo tutta un'altra intervista. Perfetto, quando vuoi. Ok, noi abbiamo finito e quindi Love Actually non è datata. Per me no. A me mi fa impazzire Love Actually. Sì. Amore, bellissimo. Grazie mille. Ciao. Grazie. Oggi il Natale è disponibile su Netflix dal 7 dicembre.